Benvenuto a Massimo Polidoro, scrittore e giornalista, cofondatore di CICAP, il comitato italiano per il controllo sull'affermazione delle pseudoscienze. Sì, giusto? Sì, più o meno. Come è cambiato il panorama delle credenze in questi 25 anni? La ricerca del magico, sempre, cambiano le mode e magari la tecnologia porta anche alla ribalta nuovi fenomeni. Anche da noi a volte si vedono, no, personaggi come questi, fakiri per la strada, sostengono di levitare, di volare. Questo è un trucco elaborato, meccanico, andate su internet, trovate la spiegazione come funziona. Ma nell'Ottocento andavano molto di moda, nelle sedute spiritiche, i tavoli che levitavano, che si sollevavano. Ma soprattutto ha la abilità di sfruttare certi errori di ragionamento che facciamo tutti quanti. Errori di ragionamento, mi piace. Continua che sono interessata. Allora, infatti era proibita per i cittadini romani. San Paolo, quando fu martirizzato, fu decapitato, mentre San Pietro, che era ebreo, fu crocifisso ma a testa in giù, come chiese lui stesso e come vediamo rappresentato in tanti dipinti con quel Caravaggio. Vi propongo un ultimo esperimento. Allungate le braccia davanti a voi, così. Ce l'avete? Non vi mando in trance, tranquilli. Pollice verso il basso. Ora attenzione, la mano destra, che è questa, quella con cui la mano destra, insomma. Beh, che è questa, adesso. Insomma. Professore, non ci pigli per somarelli. Va sopra la sinistra, incrociate le dita, così. Lasciate fuori solo l'indice e il pollice in basso. Tutti quanti ce l'avete? Adesso, se avete fatto correttamente, dovreste essere in grado di fare così. Vedete che nessuno ci riesce. Ma lei sì! Io ci sono riuscito, come mai? Poi ci sono le teorie dei complotti, queste sono diventate più di moda recentemente. Sì, esatto, queste ci sono più o meno sempre state, ma grazie a internet si sono moltiplicate e hanno appunto trovato grandissimo sostegno. C'è un po' di diffidenza nei confronti delle istituzioni che giustificano a volte la nascita di queste teorie, altre volte la difficoltà, l'incapacità di accettare spiegazioni che sembrano troppo semplici. Ma siamo davvero un popolo di creduloni, è anche bello, cioè ha il suo fascino. Ha il suo fascino, il mistero è qualcosa che attrae tutti quanti naturalmente, però un conto è il mistero, per esempio, che spinge lo scienziato a saperne di più, a capire, un altro è chi invece cerca una soluzione ai suoi problemi dove invece la soluzione non c'è. Allora in quel caso non è più divertente. Allora l'importante è distinguere i fatti dalla fantasia e non sempre è facile farlo. Allora, come ci si difende dalle tante bufale, dalle tante notizie false che si sentono e che si leggono sui giornali? Beh, quando sentite che qualcosa sembra troppo bella per essere vera, ecco, molto probabilmente non è vera. Perché, come diceva quel tale, va bene avere la mente aperta, però non così aperta che il cervello caschi per terra. Grazie. Grazie, professore. Grazie. Grazie a Massimo Polidoro per essere stato con noi oggi. Grazie, grazie a voi. È stato un piacere per me poter condividere questa esperienza con te. Sicuro, il piacere è stato mio e spero di avervi raccontato qualcosa di interessante e di avervi trasmesso un po' della curiosità che mi muove quando mi occupo di misteri. Sicuramente sì, grazie ancora. Grazie. Grazie Massimo Polidoro. Grazie a voi.